date notizie senza mascherina. Nevica, questa è la notizia che ha caratterizzato la giornata odierna, anche se in molte regioni italiane, nel nord soprattutto della penisola, nelle ultime ore alla neve ha fatto seguito la pioggia. Ma mi colpisce questa notizia perché oggi, guardando come tutti voi i telegiornali, alcuni telegiornali per la verità, il racconto di un fenomeno che dovrebbe essere del tutto naturale e addirittura banale in dicembre, no? Quando deve nevicare se non in inverno, assumeva i toni di qualcosa a metà strada tra l'incredibile e il catastrofico. E mi facevo questa riflessione, ma perché anche nel racconto di un fenomeno bello che sicuramente ha dei disagi nella quotidianità, dobbiamo enfatizzare gli aspetti negativi, dobbiamo enfatizzare quello che sta accadendo con toni da catastrofe imminente annunciata? Ecco, questa è una domanda che mi rivolgo, e per la verità me la rivolgo ogni inverno, quando capita che nevichi e capita appunto che qualche disagio ci sia. Poi attenzione, ognuno nella propria quotidianità qualche problema lo avrà avuto. Io per esempio, che vivo alla periferia di Voghera, vi posso dire che a quest'ora, sono le 17 quando registro questa puntata di Notizie Senza Mascherina, ancora nella mia via e nelle vie limitrofe non sono passati mezzi spartineve, ma vabbè, per fortuna si può uscire ugualmente. Oggi non avevo grandi impegni e quindi i disagi sono stati limitati. Forse se avessi avuto appuntamenti importanti di lavoro, beh certo il mio umore ne avrebbe risentito diversamente. Ma lo chiedo anche a voi, quanto la coda che si ferma a causa della neve, il traffico rallentato, il rischio naturalmente di poter avere magari dei piccoli incidenti, vi ha così tanto stravolto la vita? E vedendo il racconto che noi giornalisti facciamo di questi fenomeni, al di là che dare un'informazione di servizio sia importante, sia preziosa, soprattutto per chi è in viaggio, ma quanto vi ci ritrovate in questa narrazione da mille non più mille, quasi che davvero la nevicata dovesse essere l'ultimo atto di questo anno 2020, già di per sé luttuoso per colpa del Covid? Ecco, io un po' questo disagio lo sento da utente, ma mi metto anche nei panni di noi giornalisti che talvolta forse non riusciamo a trovare il giusto modo per raccontare anche questo genere di episodi. Poi è evidente, lo sappiamo, viviamo in un paese fragile, quindi anche il maltempo, anche una nevicata più abbondante del previsto può rappresentare un fattore di rischio, di pericolo e di disagio. Però ecco, forse se noi iniziassimo a raccontare tutto usando i giusti calibri, i giusti pesi, forse scopriremmo che non è così tutto negativo come invece la narrazione che i media danno della nostra quotidianità ci fa supporre. E l'altra considerazione che io facevo era su come la neve però sia bella. Io non so, forse un'anima ancora da bambino, ma mi ha colpito questa mattina vedere il giardino davanti a casa ammantato di neve, e trovo che tutto sommato chiudiamo con una nota di speranza, forzatamente di speranza, me ne rendo conto, che rasenta la poesia. Trovo che la neve, che si poggia come dire, una coperta bianca, no? Una coltre bianca su tutto e ci ammanta di silenzio, perché poi attutisce tutti i rumori, questo credo che lo condividiate anche voi, beh, ha un lato positivo, che tutto sommato ci fa capire che anche in questo anno drammatico per la pandemia il tempo va avanti, le stagioni si susseguono. Tra poco sarà Natale, è vero, sarà un Natale diverso da quello che eravamo abituati a fare negli ultimi tempi per le norme di cui abbiamo parlato e che tante polemiche continuano a sollevare, le norme per evitare il contagio del Covid. Ma è pur sempre Natale, è pur sempre una di quelle date che ogni anno scandisce il passare del tempo. Quest'anno avremo un Natale con qualche rimasuglio di neve probabilmente, perché ora del 25 dicembre quella che è caduta in queste ore si sarà sciolta, sempre che non ci siano poi altre perturbazioni all'orizzonte. Beh, pensiamo al fatto che quest'anno però ci sarà un Natale, sarà diverso dal solito, approfittiamo allora per approcciarci anche noi in un modo diverso dal solito e affidiamo alla letterina che i bambini scrivono in queste ore per Babbo Natale la speranza che il 2021 ci porti un po' di serenità
è qualcosa di diverso. La neve, in fin dei conti, è un fenomeno assolutamente naturale che riempie di gioia il cuore dei bambini e che a noi può trasmettere una parvenza di serenità in un momento in cui ce n'è davvero molto bisogno.